Dopo il salotto degli industriali di Cernobbio e dopo le bandiere rosso Ferrari di Monza, eccolo Renzi descamisato alla festa dell'unità a Milano, il fulcro della sua narrazione dell'Italia che riparte, Expo City, simbolo di quell'Italia di antigufi che dice sì. Quasi che pensassero possibile bloccare l'Expo dando un messaggio contro il governo. Ma non si tratta di essere pro contro il governo, si tratta di essere pro contro l'Italia, il nostro paese. Non è possibile continuare a dire di no, c'è chi dice sì. Il centro del discorso è sugli immigrati. Ci vogliono delle regole, senza iperbonismo, però non rinunceremo mai a salvare una vita umana in mare. L'altro Matteo Salvini, dopo la svolta della Merkel, è un bersaglio facile. C'è un livello di umanità sotto il quale non bisognerebbe scendere, arrivare a strumentalizzare anche questo. Anche la vita strumentalizzano, non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra. Ci sono gli umani contro le bestie! C'è un passaggio in cui Renzi dice che dovremo avere il coraggio di scelte difficili e che bisogna ripartire dal Mediterraneo, che ci sono già state due missioni in Africa e forse è un modo per preparare l'opinione pubblica a un intervento in Libia. E se vogliamo affrontare il tema delle migrazioni, dovremo pur dire che in Siria e in Libia qualche errore la comunità internazionale l'ha fatto! Fuori ci sono i sindacati di base che per contestarlo stendono un reticolato di filo spinato e per evitare guai tipo l'altra sera con la Giannini, i volontari del PD con la maglia con la scritta Bella Ciao perquisiscono chi entra ai giardini di Porta Venezia davanti al reparto mobile della polizia. Su quel palco sono passati anche D'Alema e Bersani, leader della minoranza PD con cui il Premier dalla prossima settimana prepara la resa dei conti sulla riforma costituzionale. Noi siamo sempre disponibili a confrontarsi su tutto. Ma deve essere chiaro una cosa. Se qualcuno pensa di utilizzare la questione della riforma costituzionale per dire no, per bloccare tutto, per ripartire da capo con la solita vecchia politica, la forza di chi dice sì è molto più grande di chi dice no. Le citazioni stavolta sono poche, solo Bono Vox degli U2 che lo aspetta all'Expo dopo il discorso. Perfect day per Renzi.